Buon pomeriggio amici di Gossip Mania e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento, ve l'avevamo già promesso ieri. Sono tanti gli argomenti da affrontare oggi, a partire ovviamente da tutte le novità ed anche i vincitori dell'Isola dei Famosi che finalmente è terminata, ma parleremo anche d'amore, lanciandoci anche al di là dell'Italia, di qualche problemino marito e moglie Sì. che ci sta sempre assolutamente un po' sopra le righe ed anche di una nascita, quindi ovviamente affronteremo tantissimi temi, come sempre molto diversi tra loro. Non cambia però la mia compagna d'avventura che è Elvira Vigliano. Ciao Ciao Elvi. Alessia, ben ritrovata. Oggi è un puntatone perché sono tutte tematiche, l'una diversa dall'altra, ma soprattutto quella che riguarda il vincitore. Credo che abbia un po' stupito tutti perché nessuno se l'aspettava. Sconvolta, assolutamente sconvolta, ma anche per i finalisti, Sì. non solo. Per il vincitore, infatti, un po' a sorpresa possiamo dire, l'Isola dei Famosi 2021 l'ha vinta Awed. Chi è? Tutti si No, che poi chiederanno. ieri ne avevamo parlato malissimo praticamente, Sì, quindi non ce una bella l'aspettavamo. soddisfazione. Anche perché sì, è stato simpatico con la scena dello specchio, ma più di questo non è che ricordiamo qualcosa di lui, almeno per quanto mi riguarda. Fatto sta che, insomma, pare, almeno dai social, che fosse molto amato. Sì. Almeno questa mattina mi sono ritrovata tantissimi post che si congratulavano con questo ragazzo, che devo dire la verità, cioè c'era o non c'era sull'isola, era più o meno la stessa cosa. Sì, è stato un po' sotto i riflettori per alcune strategie, la stessa Beatrice ne aveva parlato malissimo, tanto da arrivare anche a uno scontro sempre molto zuccheroso, perché abbiamo già detto ieri che in realtà non ci sono stati neanche litigi né cose degne di nota in questa edizione dell'Isola, però nonostante ciò, giustamente ieri mia mamma mi ha fatto notare che è stato sempre molto portato dal pubblico a casa, tant'è vero che è riuscito a superare tutti i numerosi televoti. E quindi ovviamente nella puntatona finale è riuscito poi proprio al televoto a vincere ai danni di Valentina Persia. Infatti io pensavo e speravo vincesse lei per il percorso, per il temperamento, poi una donna fa sempre piacere, invece per lei medaglia d'argento. Sì, credo che nel caso di Valentina Persia sia comunque una vittoria, e perché ha perso tantissimo peso, e perché comunque ha portato avanti il suo percorso senza però appoggiarsi agli altri. Nel caso di Awed non ho dei ricordi specifici di situazioni in cui lui effettivamente si è posto al di sopra degli altri e come leader a livello proprio strategico, e soprattutto per quanto riguarda poi le dinamiche del gioco. Era molto anonimo tra gli isolani. E insomma, credo che adesso Ceciu sia anche molto triste perché sperava nella vittoria di Ignazio Moser, che si è tagliato anche i capelli, e invece niente, se lo deve tenere pelato. Niente di niente, è stata confermata anche la nostra indiscrezione, infatti Arianna e appunto Ceciu sono sbarcate sull'isola, anche in quel caso hanno dovuto affrontare gli stessi naufraghi, numerose prove per riuscire a vedere le fidanzate, però ieri in realtà è stato veramente un grande minestrone di Sì. cose, cambiavano le regole per i finalisti in corso d'opera, i giochi venivano modificati, quindi è stato tutto un po' particolare e ci aspettavamo un esito diverso, soprattutto per la coppia Cerioli-Moser. Cerioli proprio male male, a tratti malissimo, Bellissimo. non è stato mai preso in considerazione per la vittoria finale. Moser invece comunque è uscito abbastanza presto dal gioco di questi televoti flash. Sì, piuttosto, insomma, ci immaginavamo che fosse portato in alto dal pubblico, anche perché sembrava essere la persona che aveva portato brio, come dicevamo, aveva uno spirito da guerriero e quindi aveva dimostrato, insomma, di essere il personaggio giusto per l'isola. Forse è arrivato un po' troppo tardi. Quindi la delusione per questo Esatto. c'è. Però, insomma, il caso di Cerioli finalmente adesso può ritornare a non avere la sua tartaruga, perché, insomma, lui ci sta soffrendo anche per questa cosa, perché preferisce utilizzare le app piuttosto che, insomma, mettersi a dieta. Quindi Ci sta la strategia più è la facile, strategia più anche perché ora tornerà facile. sicuramente a Eh mangiare, sì. quindi non osiamo immaginare poi la tartarughina che fine possa A fare. pancia Ah, all'aria. beh, esatto, al contrario ci sta come tutti noi comuni mortali d'altra parte, Eh quindi sì. problemi comuni che poi ho visto, facciamo un off topic proprio sulla forma fisica, che non so se sia un caso o meno, ma quasi tutti i marchi più importanti di costumi
Quest'anno hanno utilizzato per i loro shooting fotografici, ovviamente di costumi, anche modelle un po' più formose. Quindi secondo me per incarnare proprio la bellezza post lockdown. Sì, e credo che sia stato anche un messaggio positivo, perché insomma nell'ultimo periodo, forse anche a causa del lockdown, ci siamo lasciati un pochino tutti quanti andare. Ritornare alla forma fisica pre-Covid risulta difficile, anche perché insomma ne abbiamo passate tante, quindi se ci tolgono anche il cibo penso che sia un po' catastrofico. Nel caso però dei costumi è vero, insomma adesso c'è una linea completamente diversa, come se in realtà le forme fossero poi l'obiettivo di quest'estate. Quindi mi dispiace per le magrette, però insomma si devono mettere in carne anche loro. Ma anche perché effettivamente, facevamo il discorso qualche puntata fa, quando magari vedi un costume online o su un manichino è ovvio che sia bello, poi quando lo vai a provare ovviamente si hanno delle forme diverse, è tutt'altro che ciò che avevi visto, quindi magari anche vederlo osservato su una fotografia o in un video aiuta a rispecchiarsi di più con quello stesso modello e comunque fa capire che l'abbigliamento e i costumi comunque possono essere adatti a tutti. Sì, diciamo che adesso c'è un po' la tendenza a non me ne frega, perché insomma la maggior parte delle donne... Puntiamo sulla simpatia anche quest'anno. Sì, no? Anche perché insomma, diciamoci la verità, l'importante è stare bene, poi se bisogna dimagrire per motivi salutari, insomma l'importante è farlo, però privarsi magari di qualcosa che ci può piacere, evitiamolo in questo periodo, perché già siamo stati privati anche dell'affetto e di tante altre cose. È verissimo, torneremo a parlare di costumi tra pochissimo e capirete poi a breve anche perché. Ultimo dettaglio appunto, anzi ultimi due dettagli di questa finalissima dell'Isola dei Famosi, sicuramente i vestiti, sì. A partire dal super vestito ovviamente di Ilary Blasi, molto molto pomposo a sirena, sembrava quasi un vestito da sposa, però lei si può permettere, sì. Tutto, quindi assolutamente non diciamo niente. Abito da sera anche per i Vazzanicchi, particolarmente elegante. Anche Tommy Zorzi si è reso protagonista di questo completo bianco, abbastanza sopra le righe ma molto bello. E poi abito lungo, arancione, con un bellissimo spacco che faceva intravedere il tatuaggio tutto leopardato per Elettra Lamborghini. Sì, hanno diciamo strafatto in quest'ultima puntata, perché si sono lasciati un pochino andare. Devo dire l'eleganza di Ilary Blasi e Elettra e poi Vazzanicchi, insomma, non permette di commentare in modo negativo. E proprio in questo caso, insomma, ritorniamo anche alle fisicità diverse. E anche in questo caso, insomma, non ci sono stati problemi nel dimostrare come in realtà fisicità diverse potessero non apparire volgari ma sempre eleganti, soprattutto nel caso poi di Elettra Lamborghini, che insomma è una donna molto formosa che ha avuto poi un dimagrimento molto forte in quest'ultimo periodo, quindi anche da questo punto di vista insomma siamo stati appoggiati su un po' di ciccia in più. È vero, è vero. Poi gli opinionisti che sono stati assolutamente promossi, lo abbiamo detto in questo percorso, anche se magari ci aspettavamo qualcosa in più da Tommaso Zorzi, che troverà sicuramente la sua strada con numerose altre proposte che ha già avuto nel mondo della televisione, hanno avuto un altro tipo di proposta ieri, anzi un invito ad un futuro matrimonio, quello di Ignazio Moser e Ceciu. Hanno provato in ogni modo a far fare la proposta di matrimonio alla stessa Ceciu, però non ci sono riusciti, hanno detto che ora stanno bene così, che si amano tempo al tempo, in futuro poi sicuramente convoleranno a nozze e inviteranno ovviamente anche Ilary e gli opinionisti. Sì, forse è meglio insomma aspettare un po', perché la crisi dell'estate scorsa ha fatto un po' pensare. Quando si sta insieme per tanto tempo credo sia anche normale cercare di trovare un equilibrio, e poi il cambiamento, quindi magari un matrimonio o un figlio, andranno poi un pochino a rompere questo equilibrio, quindi è meglio per adesso anche godersi questa famosità, così come la chiamiamo, dovuta poi alla partecipazione e di Ignazio Moser all'Isola e nel caso di Ceciu con questa linea di costumi. Hai parlato di linea di costumi, quindi mi prendo subito l'assist e voliamo al nostro secondo argomento, perché c'è chi reduce da una separazione si è dato ovviamente a un'altra linea di costumi, certo. Ma che lo diciamo a fare? È stata un po' colei che ha dato proprio il via a questo nuovo trend tra le varie influencer, ma lei non possiamo chiamarla influencer perché è un personaggio di spicco da decenni nel panorama internazionale, nel mondo dello spettacolo.
spettacolo e non. E Kim Kardashian, che ha dato vita a questa linea di costumi fluo fantastica, molto semplice però dai colori veramente molto vivaci che danno allegria, spensieratezza, e ci voleva, secondo me è un messaggio a se stessa, ma soprattutto sembra che abbia già ritrovato l'amore. Non si è lasciata prendere dalla tristezza, è un po' questa caratteristica che mi piace di queste star hollywoodiane, indiane, che più ne ha più ne metta, perché insomma non fanno mai vedere di stare male. Questa è la tecnica che funziona nella maggior parte delle storie finite, però anche buttarsi sul lavoro può aiutare. Nel caso di Kim Kardashian, insomma, sappiamo come in realtà lei abbia una fisicità molto particolare, quindi questo ci permette anche di rientrare un pochino in questa linea di costumi, perché insomma le sue curve hanno sempre fatto discutere. Per quanto, insomma, sempre sui social ci sono già le prime critiche dell'uso di Photoshop, di come in realtà queste curve non siano così reali. Dovremmo chiedere al suo ex marito, però a quanto pare, insomma, la nuova fiamma la ama così com'è, perché effettivamente, insomma, c'è un amore folle, quasi puro, si direbbe, che chissà se accetta poi tutte le dinamiche della famiglia Kardashian. È vero, anche perché in realtà si parla di una doppia possibilità, perché non sono ancora emerse foto, però c'è una doppia possibilità, quindi Kim forse si troverà anche davanti a una scelta, o magari già scelto, chissà. Io fossi lei già avrei scelto, perché la prima possibilità è un noto imprenditore americano, la seconda possibilità invece è un attimo Drake, che è uno dei musicisti, possiamo dire, più influenti del panorama musicale internazionale, ma soprattutto rispetto all'ex marito. Riprendendo il discorso di ieri di Luca Argentero, comunque possiamo etichettarlo nella categoria fregni, quindi sì, ben venga, brava Kim. Sì, devo dire che poi la sua scelta non è stata poi molto difficile da fare, perché in entrambi i casi cadeva sul morbido, perché insomma... Una posizioncina, sì, diciamo, ce l'hanno entrambi, va? Sì, nel caso di Drake, insomma, è impossibile non conoscerlo, e soprattutto non conoscere poi la sua carriera, però insomma questo legame con Kim Kardashian, qualora fosse reale, permette anche di capire come in realtà a volte la musica crea poi, sai, questi legami particolari, permette anche di far rifiorire qualche sentimento che, soprattutto a seguito poi di un divorzio così difficile, questioni di bipolarità che abbiamo poi anche affrontato, vengono dimenticati. Nel caso, insomma, pare che Kim Kardashian si sia ripresa proprio alla grande, anzi, questa separazione è stata per lei fondamentale anche per cercare anche di trovare il suo spazio diverso da quello dei reality show a cui siamo abituati. Sì, poi quando sei musicista basta dedicare una canzone, basta fare un po' il melenso e subito cade nella trappola. Sì, anche perché ultimamente abbiamo visto come in realtà si corteggi tramite un mi piace, quindi credo che la canzone o un fascio di rose siano ancora vecchio stampo, molto romantiche, quindi forse colpiscono il Lo stavo dicendo proprio ieri con una mia amica che ha riscontrato la stessa problematica: gli uomini ormai non sanno più corteggiare. No. Proprio se sei fortunata lo fanno i primi giorni, tipo alla Zaniolo, insomma, fasci di rose, questo e quell'altro, poi stop. Sì, ed è difficile poi anche trovare la persona che continui a corteggiarti una volta che, insomma, è stata fatta questa scelta, diciamo così. Fatto sta che, cambiando un po' le dinamiche, con la pandemia ci siamo tutti accomodati con l'idea che magari, insomma, la vita reale stenterà a ritornare e che quindi questa situazione per adesso ci va bene così. Però ragazzi, svegliatevi, perché insomma arriva l'estate, la stagione dell'amore, quindi insomma cercate un pochino di spulciare le vostre tecniche e magari di migliorarle anche. Ma sì, ma soprattutto perseveranza, cioè ci vuole un attimo di caparbietà nella vita, così come anche nel corteggiamento. Parleremo di uomini un po' particolari con un carattere sensibile a breve, però prima un po' di pubblicità e ritorniamo con i prossimi due argomenti, a tra poco. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook,
Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Eccoci qui pronte per i nostri prossimi due argomenti. Abbiamo parlato della famiglia reale in passato, di queste interviste, dei problemi di alcol, di Harry, di Meghan, che ormai ha rotto qualsiasi tipo di rapporto anche con la famiglia, ovviamente del marito, che possiamo dire è stato anche abbastanza ripudiato, ed è nata la seconda genita ieri, sì. Lilibet Diana, un nome che in realtà nasconde tanti significati. Sì, anche perché insomma questo dettaglio è stato notato da mia zia, la quale mi ha detto: hanno cercato di insomma beffeggiare la regina mettendole questo Beth, che in realtà più di tanto non richiama la regina. Fatto sta che insomma questa nascita è stata un po' travagliata, perché le notizie sono arrivate poi nel giro di pochi minuti, però pare che insomma la bimba stia bene e che i genitori siano felici. Eh sì, sembra che in realtà questa composizione di nomi sia un po' un ramoscello d'ulivo, sì, verso la famiglia reale, poiché appunto, come diceva Elvira, Lilibet rimanda alla regina e sarebbe il nome, il nomignolo, il vezzeggiativo che il re dava appunto alla regina. Quindi a vederla così sembra una cosa carina, per tutto quello che è successo sembra quasi invece un affronto, sì, visto che ovviamente non parliamo del nome completo Elisa, Elizabeth, ma di Lilibet. Ovviamente Diana è un omaggio a Lady Di, ne abbiamo parlato anche nelle scorse puntate di come Harry sia legato proprio alla madre, è stato malissimo quando l'ha persa e ne ha rivisto anche un po' la storia appunto in ciò che è successo anche ultimamente a Meghan, e proprio per questo poi ha avuto delle problematiche da superare, ha dichiarato nei famosi documentari registrati che in realtà la famiglia non gli è mai stato vicino. È stato un colpo un po' basso, perché insomma fin dall'inizio sappiamo come Harry sia stato la pecora nera della famiglia. Da questo punto di vista, almeno da quello che sappiamo, è difficile non pensare che la regina non abbia tirato fuori dei guai Harry. In molte situazioni è sempre stato il figlio non prediletto, diciamo, rispetto a William, che in realtà rappresentava, incarnava proprio il re perfetto. È stato un periodo un po' particolare, però forse questa nascita potrà rappresentare un nuovo inizio e chissà, magari si riunirà la famiglia. È vero, potrebbe essere comunque qualcosa che fa cambiare le dinamiche in famiglia, oltre al fatto che i due figli, ovviamente stiamo parlando di una bambina piccolissima, ma sono veramente stupendi, sì. Poi Meghan è bellissima, veramente sembra una principessa Disney, quindi anche loro sono molto belli. Sì, sono molto belli, e molto spesso si tende a fare anche il paragone con la principessa, diciamo così, però è un po' difficile perché si tratta di bellezze completamente diverse. Fatto sta che pare che siano follemente innamorate dei loro compagni, e soprattutto le loro origini sono completamente diverse da quelle della famiglia reale, quindi permettono anche di far sognare le comuni mortali che magari quello che vediamo nei film può realmente realizzarsi. Vero, perché poi è quella la cosa più importante. Ovviamente nella famiglia reale, ne abbiamo parlato spesso, ci sono delle dinamiche da seguire. Allo stesso funerale del principe Filippo abbiamo visto la regina Elisabetta praticamente da sola, perché così il protocollo recitava, quindi una serie di cose che comunque, nonostante il mondo sia andato avanti, loro comunque devono seguire, così come tanti comportamenti. Sicuramente non sarà stata facile la situazione di gestire il principe Harry, molto giovane, adolescente, alcolizzato, che non riusciva a superare ovviamente questo gravissimo lutto improvviso della madre, però i valori di una famiglia poi devono essere quelli tradizionali, al di là dei protocolli, al di là della casta e dell'importanza, quindi la verità sta sempre nel mezzo, come diciamo spesso. Sì, anche perché Harry forse è colui che ha il carattere più simile a quello della principessa Diana. Il problema è che, essendo un uomo, purtroppo in questi contesti deve comunque mantenere un certo aplomb, e lui ha mancato in queste situazioni. Però questo non aveva creato poi tanti problemi alla famiglia, perché comunque lo accettavano per quello che era e sapevano che sicuramente nel futuro avrebbe creato altri problemi.
problemi, tra virgolette, perché insomma va un po' contro quelle che sono le regole reali. Fatto sta che rispondere a dei protocolli fin da bambini risulta difficile. Quindi nella sua situazione forse avremmo reagito anche noi così. Sì, poi soprattutto parlando di questa nuova nascita, i bambini dovrebbero starne sempre fuori, quindi ovviamente però in questo caso poi vengono invischiati in tutto questo meccanismo reale. Chissà, vedremo se in futuro effettivamente la piccola Lilibet Diana possa essere proprio questo fantomatico ramoscello d'ulivo che tanto hanno decantato. Sì, lo speriamo, anche perché insomma La regina deve assolutamente vedere sua nipote, come quindi no? Forse questo incontro farà rinascere un po' di sentimenti e metterà da parte i risentimenti. Non so, invece me la sto immaginando come una piccola regina Elisabetta, sì, con i capelli cotonati, sai, il diadema, me la sto immaginando un po' così. Sì, però avrà diciamo dei colori un po' diversi da quelli reali, perché Meghan insomma è una donna molto particolare, scura di pelle, insomma ha una delle caratteristiche che sicuramente la distinguono molto, ma sarà sicuramente bellissima. È vero, è vero. Attenzioneremo anche questo argomento. Ultimo argomento che ha attirato la nostra attenzione. Parliamo ancora una volta di famiglie, di un personaggio molto amato perché semplice, puro, umile nel corso degli anni, che è iniziato da inviato in alcuni reality e che poi, appunto, grazie alla gavetta, grazie al grande lavoro, si è lanciato anche nel panorama del mondo dello spettacolo. Ha avuto trasmissioni proprie, è diventato un bravissimo conduttore, mai sopra le righe, sempre molto pacato con il suo sorriso. Parliamo di Marco Liorni, che ha raccontato anche un aspetto abbastanza privato della sua famiglia e della sua vita privata. Infatti cara Elvira ha detto che in lui c'è una spiccata personalità femminile, quindi è molto sensibile, ha un modo di approcciare anche i problemi con i figli, con la compagna, molto molto femminile, e siccome anche la moglie, perché in questi casi poi si va sempre un po' a bilanciare, quindi poi è la moglie che porta i pantaloni, però siccome anche lei ovviamente ha un animo femminile molto spiccato, molto spesso vanno allo scontro. Sì, credo che sia poi anche molto normale. Fatto sta che insomma avere un animo sensibile, come si definisce femminile, credo che sia poi un buon punto di partenza, perché ti permette anche di capire l'altra persona, visto che molto spesso passiamo come le complicate della situazione, quando in realtà i complicati sono proprio i maschietti, perché queste differenze caratteriali, insomma, soprattutto in un rapporto a due e poi in una famiglia, si notano. Magari avere la stessa linea di pensiero e cercare anche di crescere i bambini in un contesto diverso può abituarli anche ad una sensibilità diversa nei confronti del mondo. Quindi non c'è tanto di negativo, se non per qualche scontro in più tra moglie e marito. È vero, anche perché molto spesso si pensa a questa accezione, sensibilità femminile, carattere più tendente verso il femminile, come un'accezione negativa, invece non è assolutamente così. Ovviamente l'essere uomo è diverso dall'essere donna, proprio nella maniera in cui ci si approccia ai problemi, nella praticità, nella sensibilità, ovviamente si parla di sensibilità diverse. È una sensibilità spiccata, una spiccata in può anche far molto bene al rapporto, ovviamente. Certo, anche perché insomma, parlando ad esempio dell'eterosessualità e dell'omosessualità, vediamo come in realtà magari i rapporti tra sessi uguali durano magari più a lungo, perché l'unione appunto delle due sensibilità permette anche magari di avere un rapporto diverso, basato anche sulle stesse necessità. Più che altro invece il rapporto tra eterosessuali prevede più scontri, perché è difficile trovare una persona che ragioni al tuo modo e che abbia la tua stessa sensibilità. Sono comunque dinamiche che dipendono anche dalle persone, non si può generalizzare, però credo che nel caso di Marco Liorni, insomma, possa essere soltanto un bene. È vero, poi sono molto carini insieme, se ne è parlato poco in questi anni della moglie, sono sempre lontani dal gossip, lo diciamo spesso, ed effettivamente poi comunque c'è un equilibrio, perché molto spesso quando è l'uomo ad essere più sensibile, più morbido, è sempre la donna ad avere il pugno della situazione e magari a poter essere anche un po' più aggressiva nel rapporto con la famiglia, col marito, con i figli, ovviamente sempre nell'accezione positiva del termine. Invece se c'è un equilibrio, ovviamente
ovviamente può essere oltremodo molto positivo. Sì, aiuta non soltanto poi la vita a due, però anche la vita in famiglia. Certo. Perché insomma, crescere dei bambini in situazioni particolari come quelle che abbiamo vissuto ci permette anche di creare un ambiente più equilibrato. E questo non può fare altro che aiutare poi anche i bambini, una volta che ritorneremo alla normalità effettiva, anche ad approcciarsi in modo diverso ai problemi, e forse arriveremo a questa transizione che tanto agogniamo. Fatto sta che secondo me bisogna sempre essere molto molto fieri del proprio lato sensibile. Molto spesso, quando ho detto anche a dei miei amici, no, ma non fare così la persona tutto ad un pezzo, si vede che è un animo sensibile, gentile. No, ma non è vero, io non sono sensibile, non sono fragile, ma non deve essere qualcosa di negativo, anzi, io credo che soprattutto al giorno d'oggi bisogna preservare sempre la propria sensibilità, il proprio essere buoni e non votarsi mai alle scelte facili e quindi ricambiare un torto con un torto oppure l'aggressività con altra aggressività. È importante preservare anche quella parte di sé, la sensibilità, il guardare il mondo con occhi diversi, emozionarsi davanti a un tramonto, davanti alle piccole cose, e questo periodo dovrebbe avercelo insegnato, invece in realtà non insegna mai niente. No, il problema è che purtroppo si confonde la sensibilità, l'animo gentile con la vulnerabilità. Sì. E quindi questo ci pone anche ad un rischio affettivo un po' particolare, quindi è più che altro per paura che si tende a non mostrare la propria sensibilità, soprattutto per quanto riguarda poi gli uomini, perché sono sempre abituati a dare un'immagine di sé virile, molto forte, senza sentimenti, ma in realtà ci sciogliamo quando guardiamo un uomo che magari piange guardando anche un film o guardando i propri figli. Quindi la sensibilità è sicuramente un valore aggiunto che può permettere anche agli uomini non soltanto di mostrare la propria vulnerabilità, ma di far capire agli altri come in realtà il mondo può essere guardato da un altro punto di vista. Sì, anche perché lo stesso uomo che piange, siamo nel 2021 inoltrato, però viene visto quasi spesso, ovviamente non da tutti, ma con un senso di vergogna, con la fatidica frase "gli uomini non piangono". Ma perché? Cioè, assolutamente. Ovviamente ogni caso è a sé, non è che bisogna piangere anche per i piccoli problemi della vita, ovviamente, quindi c'è sempre un equilibrio in tutto, però esternare la propria sensibilità non ci vedo nulla di male, sinceramente. No, anzi, credo che sia un bene e soprattutto ci permette anche di capire come in realtà questa fragilità che viene assoggettata solo alle donne in realtà non sia un valore negativo, ma un valore positivo. Assolutamente, con questa raffica di perle di saggezza, quindi proprio ne abbiamo abusato oggi, vi salutiamo, grazie mille Elvira. Grazie Alessia. E vi diamo ovviamente appuntamento a domani, perché siamo nel clou della nostra settimana, quindi altro gossip, e ci rivediamo domani con Gossip Mania. Buona giornata.